della Briotta, Tenari sta guardando al futuro, soprattutto la transizione energetica. Con che obiettivi? Tenaris da poco ha lanciato un programma di riduzione delle emissioni, delle proprie emissioni del 30% da qui al 2030. Damine ha un ruolo che oserei dire o definire di pivot centrale in questa agenda, perché siamo in Europa, abbiamo delle condizioni all'esterno che da anni ci hanno portato ad investire nel tema. Damine è circolare, cosa vuol dire? Che le nostre materie prime per il 93% sono recuperi di rottame e quindi noi andiamo a fungere da elemento attivo in quello che è il recupero e dare valore a una materia prima rottame che è rifiuto di altro settore industriale. Ma i nostri byproducts, quindi prodotti della nostra produzione, poi vanno ad essere recuperati e utilizzati, per esempio, come nel caso dell'EcoGrain, nelle parte di costruzioni. Continuiamo ad investire nei nostri processi perché dobbiamo andare a migliorare o ridurre quello che è l'utilizzo di energie di gas. Come lo facciamo? Pensando ora anche all'utilizzo delle energie rinnovabili. In particolare vorrei ricordare il progetto Damine Zero Emission o Damine a emissioni zero, che comporta l'utilizzo dell'idrogeno all'interno dei nostri processi. È uno studio che stiamo facendo con due partner importanti come Snam e Edison, e ci accompagnano come partner industriali Techint e Tenova. Questo è un progetto assolutamente innovativo di cui nei prossimi anni spero che sentiremo parlare, perché vuol dire che siamo riusciti a cogliere gli obiettivi che ci stiamo ponendo. E quindi sul fronte dei prodotti siete protagonisti per questa transizione energetica. Damine è esposta dal lato di fornitore nel tema della transizione energetica, in quanto ha prodotti che vengono utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, il trasporto di anidride carbonica che viene liquefatta e viene poi trasportata e immagazzinata a profondità importanti nel mare del Nord, per esempio un recente progetto con Equinor che abbiamo vinto. Inoltre siamo esposti come fornitori di prodotti nel mondo industriale al fotovoltaico, alla bioenergia. Diciamo che il mondo della transizione energetica ci vede interessati da entrambi i fronti. E infine siamo certificati sui nostri processi perché abbiamo la ISO 50001 e inoltre stiamo certificando i nostri prodotti con un acronimo inglese EPD, che alla fine certifica l'impatto ambientale del prodotto stesso.